Allora ragazzi, buongiorno. Io ho ricevuto diversi messaggi e mi avevate già detto nell'incontro che avevate qualche problema con il Wish, per cui vi ho preparato un approfondimento che vi spiegherò in italiano in modo da evitare fraintendimenti o problemi. Allora, cominciamo. Poi queste slide ovviamente ve le caricherò sulla piattaforma di WeSchoola. Allora, vediamo l'uso e il significato di wish, ok? Allora, intanto wish serve per tradurre, per dare l'idea di un desiderio, Quindi vorrei, vorrei, vorremmo, vorrebbe, vorreste. Intanto ricordate che in italiano vorrei essere il presidente degli Stati Uniti o vorrei che io fossi il presidente degli Stati Uniti. Ha esattamente lo stesso significato. Quindi in italiano vi potete trovare sia un essere che è, vedete, un infinito, che un vorrei che io fossi, che è una forma congiuntiva, ok? Congiuntivo presente. E quindi hanno lo stesso significato, quindi io posso avere uno o avere l'altro. Ricordate inoltre che in una frase con I wish, quindi io vorrei, avete due proposizioni in realtà. La principale, che è io vorrei, tu vorresti, noi vorremmo, la mia amica vorrebbe, ok? Quella è la principale. E c'è la proposizione secondaria, che è quella dove io esprimo il mio desiderio. Essere il presidente degli Stati Uniti, o vorrei che io fossi il presidente degli Stati Uniti. Quindi questa è la proposizione secondaria. Quindi quando noi parleremo di I wish da mettere nella proposizione principale e il resto nella proposizione secondaria. Se fino a qui è a posto, andiamo avanti. Allora, vediamo un attimo, prima iniziamo con il wish per il presente. Ok, allora presente io esprimo qualcosa che vorrei per il momento attuale, ok? Un desiderio all'istante. Vorrei che la professoressa non mi avesse mandato un nuovo video. Desiderio per il momento. Quindi dico vorrei essere a scuola con i miei compagni. È riferito a questo momento. Io vorrei ora essere a scuola. Quindi io in inglese tradurrò con I wish e questo rimane sempre costante, I wish, vorrei. L'essere è riferito al presente, quindi uso in inglese il simple past, quindi I wish I were, ok? Uso were perché se vi ricordate nel periodo ipotetico, if I, è meglio utilizzare were piuttosto che was, ok? Quindi la persona were viene usata per tutte le persone solo nel periodo ipotetico e in questo tipo di periodo che è molto simile al periodo ipotetico, no? Perché io ipotizzo di vorrei che. Quindi io vorrei essere a scuola con i miei compagni. Vedete che in italiano io non ho il soggetto perché dice vorrei. In inglese lo devo mettere I. Sempre il soggetto esplicitato come essere, vorrei io essere a scuola, quindi anche se in italiano non l'ho messo esplicito, in inglese lo devo mettere, quindi I wish I were at school with my schoolmates. Quindi il soggetto va sempre esplicitato in inglese, in italiano no. Vediamo un altro esempio. Luke vorrebbe che suo padre avesse una Ferrari. Ora vorrebbe che l'avesse, quindi vedete anche questo è un desiderio presente. Quindi Luke wishes, ok, perché è terza persona, quindi devo mettere la S essendoci SH e aggiungo una E, wishes, che suo padre avesse. Ricordate che nella prima slide abbiamo visto che l'infinito o il congiuntivo hanno lo stesso ruolo, quindi che suo padre avesse. Una Ferrari è sempre riferito al presente, quindi io sempre il passato utilizzo. Quindi, his father had a Ferrari.
Okay, so Luke wishes his father had a Ferrari. Okay? Quindi, wish per il presente, abbiamo visto che abbiamo usato sempre il presente, wish, I wish, he wishes, nella proposizione principale e sempre il simple past nella proposizione secondaria. Il passato, vediamo cosa succede al passato. Io me ne accorgo che è passato, ascoltate, vorrei che mi avessi detto la verità. Non è riferito ad adesso, è un qualcosa che è già passato. Per esempio potrei dire che mi avessi detto la verità stamattina, che mi avessi detto la verità poco fa, che mi avessi detto la verità ieri, che mi avessi detto la verità 20 anni fa. È sempre un tempo passato. Vedete, non è vorrei che mi dicessi, ma mi avessi detto, quindi passato. Quindi userò il past perfect. I wish, sempre soggetto anche se non c'è. You, di nuovo soggetto anche se qui non c'è. Avessi detto è had told, perché è il past perfect di dire. Ok? Me the truth. Vorrebbe aver conosciuto Manzoni, non è vorrebbe conoscere, ma è vorrebbe aver conosciuto, tempo passato. Quindi diremo, he wishes he had met, ok? Past perfect del verbo incontrare, ok? Quindi vedete che è chiaro la differenza tra presente e passato. Vorrei che tu mi dicessi ora, vorrei che tu mi avessi detto ieri, vorrei che conoscere Manzoni, ok? Vorrei aver conosciuto Manzoni, due tempi diversi. Ora passiamo al confronto, ok? Vorremmo essere andati al concerto. Passato o presente? Ma certo, è passato, ieri vorremmo essere andati al concerto, la scorsa settimana, lo scorso anno. Essere andati è passato, ok? Quindi, we wish, ok? We had gone to the concert, ok? Quindi, il tempo l'ho riconosciuto anche un attimino riflettendo sulla frase. Se io voglio dire che mi piacerebbe andare stasera al concerto, direi vorrei andare al concerto stasera, non dico vorrei essere andata, ok? Se io invece mi riferisco a qualcosa di ieri, dirò vorrei essere andata, non vorrei andare. E ancora, vorrebbe essere a casa quando? Ora. Quindi he wishes he was at home, simple past. Vorremmo vincere la lotteria quando? Ora. Quindi we wish we won the lottery, simple past. Invece vorremmo aver vinto la lotteria quando? Lo scorso anno. We wish we had won the lottery, past perfect. Vorrebbe che avessi comprato quel telefono quando? Magari ieri. He wishes you had bought that phone. Quindi past perfect. Ok? Quindi per il momento ci fermiamo al presente e al passato. Quindi, ricapitolando, vorrei, che rimane sempre wish, essere stato, essere presente o che fossi presente, essere stato passato, che fossi stato passato, avere, quindi io direi I wish, ok, I were, I wish I had been, I wish, ok, scusate, I wish I were,
ok? Here. Ok, novella. Ok. I wish I were, I wish I had been. Essere stato, che fossi stato. I wish I had, ok? Presente o che avessi. I wish I had had. Past perfect o che avessi avuto. I wish I lived o che vivessi. I wish I had lived, che aver vissuto, che avessi vissuto. Comprare, no, ho sbagliato. Vorrei comprare, scusate. Ok, comprare presente o che comprassi presente, quindi I wish I bought. Aver comprato, che avessi comprato, I wish I had bought. Avere o che avessi al presente, I wish I had, ok? I wish aver avuto o che avessi avuto, ok? Passato, stesso di sopra, non mi ero accorta. I wish I had had, I wish I had had, ok? Quindi spero che nel confronto tra presente e passato adesso abbiate chiarito un pochino di più. Adesso per il futuro lo ripetiamo un po' più in là, ok? Quindi magari nel compito io non vi menzionerò l'uso futuro. Quindi adesso concentratevi sul presente e sul passato. Io domani mattina vi metto la correzione degli esercizi di oggi, così magari adesso li andate a rivedere o andate a vedere qualche dubbio che avevate, e poi domani mattina troverete la correzione o stasera tardi. Mi raccomando, se avete qualche difficoltà ancora su questo, fatemelo sapere, perché eventualmente ripetiamo ancora una volta, troviamo un'altra modalità. Buon pomeriggio.